È inutile nascondersi, questa edizione numero 67 del Matteotti non sarà ricordata dagli appassionati. O forse sì, ma certo le motivazioni per raccontarla in futuro non saranno positive. Ai nastri di partenza mancano tutti i grandi nomi impegnati altrove. Alla fine vince uno sconosciuto svizzero, Reichenbach, che porta a termine insieme al connazionale compagno di squadra della Yam Cycling Shop una fuga gestita male dal gruppo. C'era una squadra che sul Matteotti puntava parecchio e che ha bucato l'appuntamento. L'abruzzese Vini Fantini degli abruzzesi Taborre e Rabottini, che aveva vinto le ultime due edizioni, stavolta non mantiene le aspettative. Un successo delle maglie fluo avrebbe sicuramente appesantito il podio, in attesa che il Matteotti torni al vecchio splendore, magari grazie all'abbinamento col campionato italiano che si spera potrà esserci nel 2014. Matteo, allora abbiamo appena parlato col direttore sportivo Luca Scinto, una piccola tiratina d'orecchie, ha detto quando cominciamo a rincorrere finiamo a rincorrere. No, abbiamo sbagliato all'inizio a non entrare nella fuga dei venti e poi è stata tutta una gara a rincorrere gli altri e questa è stata l'unica pecca della giornata. Però c'è il senso un po' dell'occasione persa qui in casa? Ma sicuramente se riuscivamo a mettere uno o due uomini davanti la corsa si sarebbe svolta in maniera diversa e ci si poteva giocare meglio le carte. È chiaro che far arrivare all'arrivo una fuga partita al chilometro 8, qualcosa di sbagliato c'è. Sì, ma il problema è che siamo stati presi alla sprovvista e abbiamo provato a rimediare ma purtroppo non ci siamo riusciti. Senti, invece la tua condizione? Ma la mia condizione è buona, considerando che sono appena tornato da un periodo di stop, mi sono allenato e alla fine, considerando che oggi c'erano 40 gradi, io con il caldo non è che vado tanto, quindi posso essere più che soddisfatto. Senti, sugli spalti c'è anche Paolo Bettini, non è che ci stai facendo un pensiero per una maglia azzurra? Ma la maglia azzurra sì, è un pensiero che da inizio anno che ho in mente, di vorrei prenderla, però speriamo di dal trittico in poi di cominciare a pedalare un po' di più.